Ciao Mimi, ciao Nicoletta. Ciao, ciao Renata, ciao Marzia, ciao Mimma, ciao Irene. Ciao, ben arrivati. Allora, vediamo se è arrivata Cecilia. Ciao Meli. Ciao Fede. Ecco. Ciao. Ciao. Tutto bene? Sì, tu? Tutto a posto, sì. Sì. Non vedo l'ora che passi questo freddo. Ah, sì. Anche qui Sono c'è veramente. freddo. Molto, molto. Sto cercando di leggere intanto. Stasera non mi sono preparata per niente, porca miseria. Vabbè. Come state? Ciao Nico. Ciao, Ciao ciao, ciao, ciao. Mimma. Hi Roxy. Io oggi ho litigato col computer. Hi Deb. Ciao Hi. Fede. How are Nicoletta you? Ho dice è arrivata la delle pelle. domande. Mimma ha utilizzato il formato delle domande per salutarci. Ciao Elena. Nicoletta, è arrivata Stevie. la stilografica. Bene. E com'è? Quella Ottimo. giusta o quella sbagliata? Quella con la punta coperta o... Comunque, ti voglio Oh, dire no. una cosa, Marta. Dimmi. Io che non ho il telecomando stasera, perché sei tu la padrona del telecomando, che hai Sì. pronunciato, Sì. io riesco ad abbassare i commenti di loro. Meglio. Bene. Quindi dovete farcela anche voi. Posso Io anche. stasera riesco a ridurli. Probabilmente c'era qualche problema la volta scorsa con altri. Sì. Posso andare via un attimo e torno subito? Va Aspetta, bene. vado a prendere una cosa perché ti ho detto che non mi sono preparata. Vado a prendere una cosa. Sì. Vabbè, ti aspettiamo, te lo promettiamo. Io intanto saluto. È una cosa bella. Ecco. Bene. Ciao Paola. Hai quella giusta, Nicoletta. Molto, molto bene. La stile è quella giusta, visto? Adesso ti puoi divertire. Allora, tanto faccio vedere che non so. Ho fatto un acquisto. Dici. Ho fatto un acquisto ed è stata. Ciao Ale! È stata una cosa bellerrima. Perché ho scoperto. Noi tutti conosciamo il masking fluid, giusto? Perfetto. Ho scoperto questa penna qui, della Creul. Si vede? La marca qui sopra. Ok, presa su Amazon. Ha dentro il masking fluid ed Sì. ha la punta super fine da. Qui non la vedi molto bene, da 1 mm, 2 mm. Ok. L'ho Ricordiamo come provata. funziona il masking fluid. L'ho provata. E Ok. scrive così. Wow. Quindi Vabbè, super fine. È una direi che busta, ci ragazze. piace. Quindi. Direi che ci piace. Ta-ta-ta-tan. Dopo Quindi. mettiamo. Il nome sul marker è Masking Marker. Marker. Eccolo qua. E la ditta è, lo produce la Creul, Creul. Visto, Noemi? Con questo si fa monolinea da paura. Fine. Funziona benissimo. Scorre bene, punta non flessibile. È una punta in feltro, ma è rigida. Ci fate. Tutti i No, dettagli che volete. bella, si vede che è Sì, molto, è molto piccolina. sottile. Sì, quindi altro bisogno che va. Vai, ne avevamo bisogno. Ne avevamo Eravamo bisogno abbastanza. perché era un po' che non facevamo. Ah, tanto per la cronaca e per lasciarlo detto ai posteri, non è che noi ci guadagniamo qualcosa, non abbiamo affiliazioni su Amazon o cose del No, genere. assolutamente, Proviamo assolutamente. delle cose per il nostro gusto personale e poi le condividiamo tutto qua. Esatto. Sì, sì, Giusto, sì, sì. Marta?
Giusto, giusto. Poi, un'altra cosa che vi devo dire. Ho messo una maglietta speciale stasera. Vi faccio vedere. Ah, quella del collage che hai fatto È la vedere maglietta, oggi. sì, le fa Katiuscia dei collage. Lei fa anche queste cose qua. Avete visto che belli che fa? Molto. Cose splendide. Sì. Bene. Adesso ci concentriamo su di noi. Ok, stasera dobbiamo entrare in un argomento nuovo. Sì. Entriamo in un argomento nuovo che è uno stile che precede. Cioè, stiamo andando indietro, stiamo Stiamo andando, andando giusto? indietro, brava, Stiamo esatto. facendo come i gamberi. Un po' da matti. Sì. Allora, ci siamo preparate un minimo, ma anche noi stiamo studiando con voi, eh. Sì, io personalmente non. Cioè, sia la Carolingia che l'Onciale sono stili che ho sempre visto, ma non ho mai approfondito più di tanto. Quindi anche questa è un'occasione per addentrarci un pochino di più nel Direi di sì, particolare. direi di sì. Allora, io Marta ho una cosa scritta in italiano, giusto per metterla al suo posto nella storia, la Sì, scrittura onciale. contestualizziamola assolutamente. È utile contestualizzarla visto che comunque in queste settimane abbiamo fatto una sorta di percorso, no? Abbiamo visto un po' lo sviluppo delle scritture. Allora adesso introduciamo, cioè, cerchiamo di contestualizzare anche l'onciale. Sì, vi dico due cose, due. Allora, come periodo storico è prima della Carolingia, quindi va dal V secolo al VII, VIII. Sì. Abbiamo visto poi ci sono quei periodi di scritture ponte, no? Ci sono delle Delle scritture che sono transizioni. un po' di quello prima e un po' di quello dopo, che stanno diventando quello dopo. D'altra parte, scusa se ti interrompo, abbiamo detto Vai. quando abbiamo fatto la prima Carolingia che subiva le influenze dell'onciale, aveva ancora qualche tratto Esatto. dell'onciale, quindi adesso ne stiamo andando ancora un passettino indietro, quindi quella è l'evoluzione. Sì. Il periodo storico, diciamo, culturalmente, storicamente, va dalla fine dell'impero romano in poi, quindi inizia lì. Invasioni barbariche. Tanti monasteri, in quel periodo il cattolicesimo stava, come dire, si era. Stava facendo strada, si stava diffondendo, stava Sì, avendo sempre più esatto, importanza. si era diffuso e c'erano un sacco di monasteri, appunto. Nei monasteri ben protetti inizia a prendere forma il disegno dell'alfabeto onciale. Una scrittura preziosa, sto leggendo, dedicata a testi importanti su pergamena o papiro, l'onciale diventa la scrittura monastica per eccellenza. E infatti ci sono un sacco di Vangeli, eccetera, eccetera. La scelta della scrittura. Quelli pagani ordinariamente eseguiti in carattere rustico, che invece veniva dalla cultura romana. La rustica, avete presente com'è? È un po' allungata, c'ha cioè quelle lettere che si trascinano un po' giù, insomma. Poi Sì. magari una volta la facciamo vedere. Allora, come stile, l'onciale è maestosa, ok? A queste lettere, come possiamo dire, sì, maestosa forse è la parola che la descrive meglio. Il concetto di maiuscolo e minuscolo non esiste. Dopo Questo lo vediamo. è importante. Esatto. Perché abbiamo visto con la Carolingia che è quello l'inizio della minuscola, cioè la vera diffusione dei caratteri minuscoli avviene più tardi. Nel periodo dell'onciale ancora non c'era. Non c'era.
Per evidenziare l'inizio di un testo, un nome, una parola, si impiega un'iniziale più grande o colorata, quasi sempre rossa, oppure elaborata con disegni e fregi. Ci siamo, l'abbiamo viste tutti, questi... Io adesso non ho una foto qui sotto mano, però quelli che hanno la capitale iniziale in alto a sinistra più grande e poi tutto il blocco di testo. Sì. Quella la conosciamo. Il più antico documento in scrittura onciale è rappresentato dai Vangeli di Vercelli del 371 d.C. e importantissimi sono anche i Vangeli di Bobbio, che sta in Italia, ragazzi, in Italia. L'abbiamo visto, che c'erano... L'avevi nominato tu quando abbiamo visto gli esemplari della Carolingia, giusto? Quindi se siete vicini a Bobbio, quando sarà il momento che riapriranno, eccetera, fateci un salto, perché sì. Conservano, c'è cioè una biblioteca e credo che sia anche accessibile. Adesso io non lo ricordo benissimo, ma credo che i monaci ti facciano visitare anche la parte dello scriptorium. E anche ho scoperto, alla Capitolare di Verona ci sono dei bellissimi testi in onciale. Tra l'altro, la... Biblioteca Capitolare di Verona è anche su Instagram. Sì, vero. Cercatela, hanno fatto vedere, stanno facendo dei piccoli video che caricano sul loro Instagram, su Instagram TV, e li condividono anche nel loro profilo. Molto interessanti, dove spiegano, danno proprio delle pillole. Spiegando come erano fatti i manoscritti, i vari manoscritti, eccetera. Molto, molto interessante. Seguiteli. Fanno vedere delle cose molto belle. Sì, adesso quindi, quando si potrà anche andare nei musei, quando si potrà andare anche in queste sedi culturali, ci sono, informandoci un po', scopriremo che ci sono tanti esemplari anche più vicini a noi di quello che pensiamo. Sì. Io facendo la ricerca sulla Carolingia ho scoperto che a Brescia ci sono diversi esemplari che si possono vedere, visionare, consultare. Quindi andando a cercare anche un po' sul web si trovano queste possibilità di visionare i testi o perlomeno di vederli esposti. Esatto. Allora. Volevo farti vedere, Marta, questa qui è una paginetta, credo che si veda abbastanza, per far vedere la progressione della Carolingia. Quindi vedete che anche, scusate, dell'onciale, anche l'onciale non è che è nata così come la conosciamo noi adesso. Allora, noi la vediamo specchiato. C'hai ragione. Allora, adesso giriamo la telecamera e dopo lo vedi dritto. Sì. Organizziamo le gite studio, chiacchiere monolinea. Ma perché no? Sì. Facciamo il pullman. Facciamo il pullman, Noemi. Qual è il problema? Va bene. Allora, con tutta questa piccola cosetta che abbiamo detto, abbiamo capito... Scusate. Ecco. Giriamo la telecamera, sì, e proviamo a capire se... Prima di girare la telecamera, diciamo solo una cosa, che proviamo a prendere un testo in onciale, e deduciamo da quello le lettere, l'alfabeto. Cioè, sì, ci alleniamo sempre, non prendiamo la pappa pronta, nel senso, un po' uno deve anche farsi aiutare. Prendiamo un alfabeto già fatto e lo andiamo a replicare. Facciamo un po' il ragionamento inverso, come abbiamo fatto con la Carolingia. Andiamo, esatto, a vedere gli esemplari, li guardiamo, li osserviamo, cerchiamo di comprendere la struttura dei vari gruppi di lettera e da lì proviamo a ricrearla. E poi ci confrontiamo con qualcosa già studiato, esatto, un alfabeto, per capire se stiamo andando nella direzione giusta, perché comunque c'è qualcuno che l'ha studiato prima di noi e è utilissimo. Assolutamente. Ok, allora. Allora, ragionamenti fatti ad alta voce e tutti insieme. Proviamo un po' a girare qui. Allora.
Allora, come al solito i miei cavi sono tutti corti, maledizione. Bene. Adesso dovreste vedere... Adesso lo vediamo dritto. Ecco, perfetto. Allora, volevo solamente farvi vedere questa cosa qui. Non so se è troppo scuro, perché non riesco a... Allora, proviamo a fare questa cosa. Per farvi capire, dicevo prima, che l'onciale non è che è nata così come la conosciamo adesso, no? Anche l'onciale ha subito le sue variazioni. Questa qui è un po' una progressione nel tempo di com'è cambiata. Si vede, no? Prima era un pochino più rozza, poi l'hanno mano a mano resa più precisa, hanno cambiato un pochino le forme, eccetera, fino a diventare quello che conosciamo noi oggi, che è bellissima, insomma, ci sono degli esempi fatti in onciale splendidi. Dunque, il tuo testo, il testo che hai sotto mano è un testo... Allora, il manualetto che ho sotto mano è quello che ha fatto, eccolo qua, ve lo faccio vedere, aspetta che qua c'è, l'Associazione di Torino del Segno alla Scrittura, li vendevano, ma non li vendono più, purtroppo, mi hanno detto. Avevamo già appurato che non sì, più. Sì, sì, ne ho diversi su diversi stili. È piccolino, però le pagine che hanno scritto, che hanno trovato loro, cioè che hanno messo loro, alcune sono prese dai testi, dai manoscritti veri e propri. Nel sito web della Biblioteca Vaticana ci sono un sacco di manoscritti consultabili, tutti digitalizzati, quindi se volete farvi un giro lì li trovate. Vi ho detto anche la capitolare di Verona, vedi che questo qui, per esempio, Trattato e Sermoni di San Massimo, V secolo, fonte Biblioteca Capitolare di Verona. Sì. Quest'altra qua, invece, è VIII secolo. Eccoli le lettere esatto. E siccome non avevano la distinzione tra minuscola e maiuscola, per far capire dove c'era un nome, dove c'era un inizio, mettevano la lettera più grande. Sì. Questo qui abbiamo detto VIII secolo, e questo qui, guardate, la fonte è Scripsit. Scripsit è una rivista curata da un'associazione calligrafica americana, non mi ricordo più di dove, forse ho visto che c'è Anna Schettini, lei magari se lo ricorda, non mi ricordo se è Washington o, sono sincera, non me lo ricordo. Fanno questa rivista, hanno fatto delle... si può anche acquistare la loro rivista, non tutte le edizioni, ma si possono acquistare dal loro sito. E se siete curiosi di andarvi a vedere quello che hanno messo insieme loro, sul loro sito, appunto, cercate Scripsit Magazine sul web e vi viene fuori sicuramente il link al loro sito. Al loro sito. Sì, ottimo, e ve lo vedete. Ce n'è per tutti i gusti, ragazzi. Cioè, non so quale... Cerchiamone uno. Marta, tu che cosa... Allora, vediamo. Non lo so, gli esemplari che mi avevi mandato oggi pomeriggio, io li ho stampati. A livello di fonti, di esemplari, mi sa che sei tu quella più, più fornita. Allora, allora proviamo a tenere questo qui come riferimento, che è quello che ha la risoluzione migliore anche come contrasto, così in video viene un pochino meglio. È del VI secolo, è un testo... che è conservato alla Capitolare di Verona. Si vedono abbastanza bene, no, le lettere? Qua sì. Ditemi di sì.
Qua sì, si vedono molto bene. Ok, perfetto. Allora, intanto direi, Marta, quello che voglio stabilire, adesso io ci vado brutalmente sopra, ma insomma, è di capire quali sono le lettere che vanno oltre il mio corpo lettera. Perché? Ok, partiamo dal presupposto quindi che allora abbiamo detto che non esistono in questo stile maiuscole e minuscole, è tutto Esatto. uguale. La lonciale ha un suo corpo lettera, quindi le lettere si sviluppano all'interno di una linea di base e una linea di altezza. Ok, Sì. alcune però sforano leggermente, quindi andiamo a vedere Exactly. quali. Sì. Allora, quindi, quando guardo un testo e non conosco lo stile che sto andando a fare, cerco di individuare le caratteristiche principali, ok? Mi sembra. Allora, Aspettate. intanto Hamburg Inc. ci informa che ci sta seguendo, tra l'altro, e dice che Scripsit è una pubblicazione della Washington Calligrapher Guild. Oh, perfetto, grazie, grazie, conferma. Washington Calligraphers Guild. Benissimo. Ottimo. Sì, non ero sicura di questa cosa, grazie. Vedi che essere in compagnia ha sempre i vantaggi, tanti vantaggi. Sì, noi chiediamo sempre l'aiuto da casa. Ok. L'aiuto da casa. Bene, allora, cominciamo con la nostra lettera A. Intanto vado sul mio foglio. Sì, ci siamo preparate, ragazze, questa sera. I fogli con il corpo lettera bello chiaro, Sì. Perché qui è importante la consistenza e capire bene dove stiamo andando e dove mettiamo le lettere. La sta tutta dentro il corpo lettera, tutta. Questa qui ha l'occhiello molto piccolo. Sì, Ho visto che degli esempi anche con l'occhiello un pochino più grande. qui sembra quasi più. Allora, lì l'occhiello non tocca neanche la linea di base, è molto più. Sembra quasi sospeso. Sì, Chiara ci ha detto una cosa particolare, che è l'origine della parola onciale, che deriva da una misura. Ah, In sì. realtà non è chiara, cioè non c'è un'unanimità di pensiero sull'origine della parola. Quello che ho letto io è che alcuni, e questo qui c'è scritto sul sito della Biblioteca Vaticana, che alcuni pensano fosse derivante dall'oncia, dal peso, altri dalla grandezza, eccetera. Comunque si rifà sì a un'unità di misura. Lei scrive esattamente, aspetta che la ritrovo, la parola onciale deriva dal latino di un dodicesimo e potrebbe significare alla dimensione dei caratteri occupano un dodicesimo sul manoscritto. Interessante. Vedi? Allora, l'ho sentita anche io questa cosa, come dicevi tu, non so. Potrebbe essere, insomma, che questo sia Vabbè, è riferimento. una discussione paleografica, non so come definirla. Non è quello che stiamo facendo stasera, però è anche interessante andarsi a leggere queste cose qua, no? Tornando alle nostre lettere. Dunque, là, tratto diagonale, che mi Sì. sembra, guardando tutta la pagina, molto diverso da tanti altri, perché questa è prevalentemente tonda. Però questa qui è proprio fatta con due segni che stanno Come una X, perpendicolari uno esatto, come una all'altro, X. vedete? Come parte perpendicolare, fa proprio un angolo di 90.
Quindi scende e poi risale subito. La risalita io l'ho vista anche un pochino più morbida, però questo non so dire se dipende magari dal secolo in cui questo è stato fatto o da dove è stato fatto, perché abbiamo visto che anche i posti, no, avevano un'importanza. Però intanto noi mettiamo la nostra A sul foglio. Tu ci sei con le righe? Io Ok, ci sono. Io ti perfetto. sto seguendo nel ragionamento E tu intanto con metti la le lettere, matita. facciamo questa Ok. cosa, sì, così costruiamo. Poi andiamo a cercarci una B, eccola qua una. Sta tutta, scusate, che io perdo, sta tutta dentro il corpo lettera. L'occhiello sopra, allora, tratto dritto verticale, a 90 gradi rispetto alla nostra linea di base. Poi hai la prima pancia sopra, che è molto più piccola, a occhio La direi che è la metà. metà, sì. Ma è un quadrato quello che ci circoscrive la lettera? Direi di Sì. sì, o prendiamolo come un quadrato, come un tondo, ma insomma, la forma di riferimento. Ok. Brava che hai fatto questo Millimetro. piccolo triangolino di aria qua, perché non esce sopra, ma esce prima della fine. Ok, la taglia più o meno a metà, così. E poi una pancia sotto molto pronunciata, devo dire. Allora, fammi vedere, mi ero stampata anche l'altra foto. Aspetta un secondo. Solo che non c'è una B visibile. Voglio fare una prova, Marta, stai lì. Allora, foto. Eccola, Sembrano un po' beccata. strana questa B. Aspetta, questa è ancora più strana. Te la faccio vedere, aspetta, eh. Vediamo se ci sta nell'inquadratura, perché la stai vedendo? Un po' sfocata. Lo so perché ho dovuto ingrandire tantissimo. Vediamo. Qui addirittura Sì. la pancia di sopra, anche questa qua sotto è una B. Allora, la pancia di sopra è leggermente accennata, non è molto, Sì. molto. Qui è molto diversa. Aspetta che prendo l'altra foto, vediamo se qui ce n'è una un pochino più visibile, vediamo come la fanno. Qui è ancora diversa. Allora, anche questa la vedrete un po' sfocata perché devo allargare super tanto. La vedi? Questa è ancora diversa, sì. Sì, questa è ancora diversa. Però direi che mantengono sempre il fatto che la seconda pancia esce il doppio. Lo vedi? La proporzione in apertura mi sembra la stessa. Vediamo se ce n'è un'altra qui in qualche riga. Eh sì, guardala. Ancora anche qua. E però questa non va a chiudere, vedi? Si vede bene che è Sì, tutto bianco dentro. è quasi una discesa della pancia superiore quasi verticale, lo spazio Qui negativo sembra bianco, verticale, vero? sì. Ok. Però era solo un sembra, perché ti faccio vedere quest'altra. Guarda, qui invece c'è una puntina che entra. Sì. Quindi. E vedi che la pancia dell'acqua è un pochino più larga, rimane sempre la caratteristica che tra l'asta di destra e l'inizio dell'occhiello si forma un angolo molto vicino ai 90 gradi. Quindi questa parte qua è perpendicolare al primo tratto.
Ci siamo? Sì, perfetto. Vai. Ok, la C, super semplice, dai. Allora, eccole qua. Aspetta. Allora, la C. Allora, come anche per le altre lettere, è sulla base del cerchio. Ma non è un cerchio vero, eh? Però è un cerchio, beh, come dire, diciamo... un po' accompagnato verso destra. Sì, come se non avesse l'asse in verticale, ma l'avesse leggermente Esatto, spostato, esatto. quindi... Poi un'altra cosa della C, la coda. Beh, c'è da dire anche che lo stiamo facendo in monolinea noi, quindi con la punta Sì, tronca. Però almeno le proporzioni rispettiamole, no? Nel Sì. senso, guardiamole bene. E allora, qui otticamente il tratto, il bordo esterno della penna, dello strumento di scrittura, questo qui, cade al limite del tratto sotto, però l'occhio vede anche questo bordo qui, no? Cosa che noi col monolinea non abbiamo, quindi credo che faremo solo il perimetro esterno, andiamo a tracciare. Sì, il perimetro esterno ce la fa sembrare, ecco, molto più Ne stavo guardando un'altra cerchio qui. rispetto a quello che è con la punta tronca. Esatto. Perché se guardo la forma del bianco interna qui, sembra quasi un limone, no? Lo Brava, vedi? sì. E lì vedi bene l'asse che non è verticale, ma è leggermente diagonale. Quindi noi seguiamo il perimetro esterno del Esterno. tratto. E per noi è. Poi la D. La D è molto carina. Sì. Eccolo qui. Allora, anche qui a noi verrà una forma diversa, Marta, perché col fatto che loro avevano un tratto spesso qui, che tagliava il bianco interno, vedi che questo qui sembra che abbia il corpo più basso del corpo linea? Sì. Sembra quasi una lettera più bassa. Sì. In realtà è che il nero ti prende una parte di Sì, bianco, ti no? va a Quindi occupare. quando noi andiamo a farla dobbiamo stare un po' attenti a non esagerare, cioè non facciamo proprio magari un tondo così e poi gli facciamo la gamba fuori. E qui questa è una lettera che va oltre l'altezza Esatto, della questa qui si prende un po' piccoletta. di spazio sopra. Pochino, Minimo però. sì, pochino. Minimo, minimo. Sto guardando dunque in quest'altro manoscritto qui, la D è chiaramente più alta. Qui la vedete poco purtroppo perché la stampa è quella che è, però questa mi sembra che se il limite delle mie lettere è qua, che salga un pochino di più. Sì. Però possiamo prenderci delle licenze, l'importante è che lo facciamo leggermente più alto, no? Esatto. Così rispettiamo. Allora, la E. Ti dirò che qua la fanno come una E, assomiglia, è proprio una E chiusa e sembra una E minuscola. In realtà, Con l'occhiello orizzontale, abbastanza orizzontale. sì, Quindi io così. le ho viste fatte in un altro modo. E lo stavo vedendo proprio oggi. Aspetta che te lo faccio vedere perché c'è un esempio proprio qua. Devo cambiare pagina, perdonatemi. E ve lo voglio far vedere perché è davvero interessante. Allora. Non lo trovo più. Allora, vedi che devo mettermi i segni, porca miseria, nelle pagine. Dopo non li trovo più. Quando siano troppi
troppi fogli in giro. Non si Sì, no, poi no. ricorda più dove si sono viste le cose. Allora, non era esattamente questo, ma qui si vede abbastanza. Questo qui è stesso periodo, ma credo fatto in un altro posto. E questo qua, non so se riuscite a vederlo, sì, qua forse è un pochino più chiaro, in questa è prima della X. Sì. Allora, i tratti sono separati, ma la puntina di questa lettera qua comincia a chiudersi. Tanto è vero che se loro sbagliano a tracciare, guarda questa qui, per esempio, qua sopra, se lo scriba è un po' meno preciso, lo Sì. chiude questo tratto, vedi? Ma è il tratto superiore che va verso il basso o è il tratto medio intermedio che va verso l'alto? No, è il tratto superiore L'evoluzione. che va verso il basso. Il tratto medio è Ok. sempre dritto, guarda. Ok. E in tutte queste si vede molto chiaramente che non è a metà precisa, precisa. È più su. Ti È al di faccio vedere sopra della un'altra. metà. Sì. Leggermente più sopra. Qui è molto più evidente. Allora, torniamo a noi. La F è molto bella. Ci sei? Scusami, non ti so. Sì. Ah, ok, scusa. Ci sono. Allora. Questa qui in fondo è una F. E la F va oltre la linea di base. Quindi ha un tratto verticale che va leggermente al di sotto. Sì. Poi ha la parte sopra leggermente piegata Curva. Anche e non parte dalla fine precisa qui lascia della. uno spazio, un Sì, triangolino è bianco lì sopra. appena sì, arrotondata e il taglio inferiore è appena sopra la linea di base. Allora, cerchiamo una G in tutta questa cosa, che ovviamente non c'è. Devo andare a cercarmela in un altro posto. Vediamo. Ne sto cercando anch'io. Allora, una l'ho trovata. Qui si vede abbastanza bene. Allora, la G è una C con la gamba sotto la linea di base. Qui l'hanno fatta molto evidente, molto, molto marcata. Ci sono altri testi dove è appena appena accennata, però è sempre un pochino verso, non è completamente dritta, scende un pochino verso sinistra. Direzionato verso sinistra. Ok. Esatto. Magari ne cerco un'altra. Vediamo se riesco a farvi vedere qui. Qui si vede abbastanza bene. Ups. Eccola. Sì. Ok. Allora, l'H credo che in questi qua non lo troveremo perché l'H è una lettera introdotta, non faceva parte dell'alfabeto romano. Ah no, eccola qua, aspetta, ho detto una cavolata. Ce l'abbiamo. Ok, sì. Allora, qui abbiamo un'asta Che va sopra. qui sopra e poi abbiamo un'uscita Bella tonda, bella che va tonda leggermente sotto con la coda.
che va con la coda leggermente al di sotto della linea di base. Ok. Bella. Bene. Allora, la I la fanno semplice semplice, una stina. Poi la J sono sicura che non c'è perché non No, la esisteva. Però J non c'era. noi la sappiamo fare e va leggermente sotto. Aspetta che ti faccio vedere. Così la prendiamo. Ecco, qui dobbiamo prendere. Oh, c'è nato, c'è nato. Aspettate un secondo. Aspetta, Marta. Allora, io come esemplare magari faccio vedere questo. Ok. Vediamo se c'è qualche commento. Ciao a tutti. Ciao Roberta. Ciao. Eccomi. Allora, intanto ho fatto vedere anche la versione che mi ha mandato oggi. Questa qua con la codina proprio leggermente accennata. Ok, però questa qui Ok. parte, diciamo, da dentro il corpo linea, quindi la riga alta del corpo linea e scende appena appena di Esatto. sotto. Ma sono io che non vedo più i commenti o hanno proprio... Io non li vedo, no, no, io li vedo. Cioè, oddio, non Ah, stanno commentando, però vedo le persone che sono entrate. ok. Sono... Allora, siamo arrivati a J. Per Allora, Jay, esatto. la K mi sa che dobbiamo ancora attingere a qualche esemplare Siccome moderno. anche questo non c'era, vediamo qua. Vediamo se c'è qualcosa magari di non latino. Vediamo anche sulla K. Senti, prendiamocela da un alfabeto moderno perché... No, credo che potremmo star qui a cercarla per Sì, infatti. 2 ore. Allora, la K un pochino esce. Allora, eccola qua. L'asta principale, quindi la schiena della lettera, esce leggermente dal corpo lettera. Poi il E primo cosa tratto abbiamo? in diagonale parte dalla riga alta del corpo lettera e va a metà del corpo lettera. E Ok. la seconda diagonale è appena è più fuori e cade leggermente sotto il corpo lettera. Quindi ha una coda un pochino allungata. Bene. Bene, ok. Allora io Allora faccio la L. altre 2 righe sotto Vai. e così vediamo anche le altre. Ok. L. La L, eccola qua. Questa qui sporge sopra, quindi ha un pezzettino che vive sopra. E poi ha una parte E poi alla parte, orizzontale. sì, questa derivava dalle, credo, dalla scrittura maiuscola romana, perché qualcosa l'onciale la prende da lì. E Ok. non so se è il mio occhio, però io tutte queste L le vedo che cadono un pochino giù. Non so se... Sono io, però guarda che impressione, sembra che la lettera cada in giù Sì, sembra che di qua. vada verso il basso, vero? Mm-mm.
Ok, la L però ce l'abbiamo, no? La M, famosissima M, che è quella che credo... Beh, è la lettera che caratterizza... Più famosa, esatto. Sì. Oh, allora. Il primo tratto è un pezzo della tipo la C, no? Quella che abbiamo fatto, la C, la O, eccetera. Ok. Il secondo tratto ha un arco tondeggiante che scende dritto fino alla linea di base. Qui non è un dritto verticale. Noi diciamo dritto, certo, ho detto dritto, in realtà ha un pochino, vedi? Di inclinazione rispetto ai 90 gradi. Ok. E poi, poi da qui si ramifica e va in un altro pezzo di tondo. Che si va a chiudersi sempre all'interno. Sì, verso l'interno. Quindi. Allora, la N, eccola qua. La N ha il primo tratto che eccede, va sotto la nostra linea di base. Ok. Poi, ne sto guardando più di una, per capire se è una cosa ricorrente oppure no. Mi sembra che sia fatta tipo così. Ha una leggera ondina, sì, fa una leggera ondina. Appena appena accennata, io l'ho molto esagerata qui. Ok. E poi l'altro invece, l'altro tratto che chiude la lettera è, mi sembra che sia, sì, dentro il corpo lettera. All'interno. Sì. Ok. La O è la nostra C chiusa, mi sembra. Mm-hmm. Ok. Sì. La P. Elena dice che sta seguendo anche lei. E sono tutti super attenti, per quello che sono silenziosi, che sta seguendo con attenzione questa lezione. È di una anatomia. Sessione di anatomia. È un'operazione a cuore aperto. Allora. Sì. E poi in realtà, insomma, è quello che dovremmo fare con tutti gli esemplari, no? Andare a guardare come hanno fatto le lettere. Allora, la P. La P ha la sua asta che parte dalla linea alta del corpo lettera, lo attraversa tutto e scende oltre il corpo lettera. Sì. Un pochino. Poi ha un'uscita superiore. Sì. Okay. E va a chiudere. Sulla linea di base. Esatto. Alcune volte l'ho vista anche qui, vedi, qui l'hanno fatta aperta o quantomeno sembra aperta, non so, anche qui. Che non vada a chiudere. Però non so se è la definizione della scansione, sai, questa è una cosa un po' difficile da... è una fotocopia poi alla fine questa qua, quindi un po' difficile dirlo. Comunque noi la chiudiamo e andiamo... Tanto la dobbiamo fare in monolinea. La Q. Qua, vedi, anche qua, ad esempio, qui vedi che è aperta. Ah, l'hanno lasciata un pochino aperta, un ecco, aperto. Vedi. Ma dipende, okay. Magari dipende anche qui Da dal chi secolo, scriveva, da... magari. Sì, sì. Sì. Allora, la Q. La Q non mi sembra una metà di un tondo. No, non... è un po' strano. Vero? Allora, sembra una mezzaluna tagliata proprio in verticale poi ad un certo Sì. punto. Però è praticamente quasi una P al contrario. Stavo guardando... Ok, qui ce n'è una un pochino diversa. E anche qui ho l'impressione che sia leggermente più Più, più
cioè che non abbiano toccato la linea di base. Però anche qui, ragazzi, questi qua, non so, le righe non ce le avevano, no? Boh. Nella pagina non ne ho un'altra, quindi diciamo che ci basiamo su queste. Ok, allora. Sostanzialmente è la forma della C tagliata in verticale con una leggera discendente al di sotto, ok. Allora, la R, a me piace tanto questa R qua. Allora, il primo tratto, eccola qua. Il primo tratto è come quello della P e della F, no? Che cede un pochino la linea di base. Ok. Poi hai una pancia che va a chiudersi sulla linea di base, cioè vai verso la linea di base. Forse sei sceso un po' troppo. Sì, ok. La sto costruendo lei... sì. Piano piano. E poi guarda quanto sporge. E mi sembra che la gamba sporga il doppio di questa distanza qua. Scusa, da qua a qua. Vedi? Più o meno, vediamo. Ma qui funzionava. Ti ho detto che, sei scesa. È quasi un rimbalzino. Vediamone un'altra? Ne vediamo un'altra? Aspetta, ne trovo una. Questa mi sembra addirittura più lunga. Guarda questa com'è lunga. E anche questa è lunghissima. Ci siamo? Sì. Qui l'hanno tenuto un pochino più Scontenuta, sì. Boh. Più piccola. Però diciamo che troviamo una proporzione che funziona anche per il nostro monolinea, perché magari. Sì, poi anche nelle anche nella spaziatura. Quindi quando scrivendo le parole, se magari Sì. troviamo quest'asta deve essere ok il doppio, ma non troppo lunga, perché altrimenti ci lascerebbe qua sopra troppo spazio bianco, forse. Allora, cosa ci manca? PQRS. S. La S è facile. Allora, è Lei la questo S tondo un facile. po' appiattito. Non fare un tondo preciso, fallo appiattito. Anche qui si vede abbastanza bene. Il tratto di mezzo di questa S è poco, poco, poco in diagonale, sembra quasi orizzontale. Ci sei? Sì. Ok. La T. Ne voglio vedere una. Che si veda chiara, purtroppo qua, ecco questa qua sì, forse si vede, però vi devo cancellare questa parte di matita, se no non vedete bene. Allora, la T sta tutta dentro il corpo lettera ed era. Riesci ad alzare un pochettino il Oh foglio? sì, scusa, Ok. eccola, Sì, perfetto. questa qua ha una codina appena appena accompagnata sulla destra, sotto. Non è la T che fanno tutti, questa qui così e così. Vedi? Sì, ha l'asta verticale. Sì. Il cappello che è più sviluppato verso sinistra. Ne vediamo delle altre, vediamo se no. Guarda, questo qui lo leggi in terra, Sì. in terram. Sì. Ok, qui il Sì. Qui cappello è è tutto, quindi equilibrato. questa è solo una questione stilistica o Ok. di errore.
Vediamo qua, che però non sono. Sì, e ti confermo perché anche qua, in questa riga, il cappello la taglia a metà. Ok, perfetto. Ok. Sì. STU. U. La U, eccola qui. La prima parte è un tondo che va verso destra. La seconda parte è dritta. C'è questa cosa qua, Marta, non parte, adesso non riesco a vedere tu se l'hai fatta partire. Ah sì, gli hai fatto appena appena un po' di partenza di piegata. Pancia, sì. Ah, sì, ok. La V, anche qui non c'era perché non credo che il segno della V lo troveremo. Ce lo andiamo a prendere dall'alfabeto moderno. Sì. Allora, datemi. Eccolo. Ce l'hai? Ok. Sì, eccola, eccola. No, ti sei forse in aiuto. La V, classica nostra, che conosciamo comunque. Sì. Se riusciamo a non farla proprio meccanica, ecco, esatto, dargli appena appena un po' di organicità, perché sennò diventa proprio sì, ha la questo, doppia V. richiamo al tondeggiante ancora Sì, nella sì. parte precedente di Che qui destra. è dato dal margine interno del pennino, no? Sì. Perché il margine esterno è quello dritto. Però ci piace questa cosa un po' più morbida. La W. La W, no, nemmeno quella ce l'abbiamo, credo, negli esempi nostri. Quindi la prendiamo direttamente da questo alfabeto. Il primo segno è una diagonale, il secondo è leggermente incurvato. Il terzo non è una diagonale perfetta, lo vedi che fanno più pancia qua? E Ok, è più poi morbida, replichi. ok, Sì, più morbida la appena, seconda. appena, appena. Ok. Poi la X invece ce l'abbiamo anche sui nostri esempi. Eccole qua. Allora, la X ha praticamente ha l'asta della A, cioè Della A, giusto della A. sì, assomiglia Ok. molto. Quindi è la diagonale che taglia il quadrato, diciamo. Sì. Sce. E poi abbiamo Il quest'altro segno che tratto. la incrocia non è una perpendicolare vera, nel senso è piegata, no? Gli Ha hanno dato sempre la curva, sì. E un pochino di grazia. va leggermente al di sotto. Ha una Sì, continuità verso il cade basso. poco poco, sì, qui l'hanno fatta cadere. Insomma. Allora, la Y mi sa che anche qui non la troveremo, quindi dobbiamo andare a prenderla. E nemmeno la Z, quindi le prendiamo direttamente dall'alfabeto. Te le faccio vedere qua così sono tutte e due insieme. La Y, anzi, aspetta, ho fatto male. Vediamole qua, così ci sono le linee di riferimento e sono più chiare. Ok, quindi anche la Y ha Ha la questa sua asta parte che si diagonale supera che poi va leggermente. in verticale verso il basso Sì. e poi ha la chiusura. Ok, la Z è tutta dentro il corpo lettera. Ok, ma questo studio dell'alfabeto direttamente dall'esemplare
Ce l'abbiamo un alfabeto intero adesso? Sì. Abbiamo visto tutto. Abbiamo messo tutto. Stavo vedendo nel frattempo. So, proviamo a farlo in bella copia. Che dici? Io ti dirò la verità che questa cosa la farei nei prossimi giorni. Cioè, sì? Senza farla questa sera, okay. Proviamo a vedere se tutti riusciamo a mettere insieme un alfabeto con le cose che ci siamo detti stasera e magari anche, qualcuno... Cioè, anche a matita, cioè, vedete che quello che ho messo giù io è lontanissimo dalla perfezione, però è un primo... È una prima bozza dei concetti che abbiamo certo. Strappolato da quello che abbiamo visto. Quindi... Sì, 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 sì. Tra l'altro, volevo dirvi una cosa. Allora, voi sapete che io faccio i quaderni dei vari stili, no? Che studio. L'avevo... Sì, l'avevo e l'avevi detto? Sì, sì. Condiviso, sì, ho condiviso... Vogliamo fare un quaderno per gli stili che stiamo facendo in monolinea? Sì. E non servono grandi cose, dove ci possiamo andare a mettere tutte le pagine che con questi studi qua, per esempio. Molto volentieri. Tanto ce l'abbiamo. Magari qualcuno la sta già facendo, eh? Esatto. Diteci, magari diteci. Magari lo state già magari... facendo. O in un quaderno, o in un raccoglitore. Comunque, tenere tutto catalogato insieme è anche... aiuta anche un po' a tenere un po' di ordine mentale. Avere tutto archiviato nella stessa cartellina. Sì. Aiuta, aiuta. Io non vedo i nuovi commenti, però immagino... No, è perché li abbiamo ammagliati con i nostri studi. sono senza... Beh, possiamo tornare a guardarci così? Sì, magari vai. Io avevo promesso, e vediamo se... allora, torniamo a guardarci. Allora, aspetta un attimo. Vediamo se Melissa è ancora dei nostri. Oh, mamma mia. Ce la facciamo? Sì, ce la facciamo. Okay. Vediamo se Melissa è ancora dei nostri e chi mi ha detto che sarebbe forse intervenuta per salutarci. Dai. Sì, per darci un saluto. Vediamo, io ho provato a mandare la richiesta, vediamo se accetta. Se c'è, se non c'è. Ciao! Ciao, Melissa. Ciao, ragazze. Ben arrivata. Ciao, come ciao. Stai? Bene, la nanetta dorme, quindi sono più tranquilla. Brava. Però con gli auricolari, intanto che lei dormiva, vi ho seguito con l'onciale. E poi ho tirato fuori anch'io il mio libro degli stili, che è Ah, questo. oh. E lì hai anche l'onciale. Sì, ci sono tutti qua, ce ne sono un sacco. E c'è un... Perfetto. Eccolo. Quindi tu avevi il tuo esemplare. Sì. Brava. Sì. E il tuo mondo di penne dietro. Due. Giusto due, perché ricordiamo Giusto. che Melissa è quella che sul web trova tutto. Ti manca qualcosa? Chiedi a Melissa. Una spacciatrice di link. Sì. No, ma Esatto. poi ho comprato queste nuove penne sia da Ali che da Amazon e devo dire che non sono come le gel, le roll, però funzionano veramente bene. Alcune in teoria le spacciano per profumate, in realtà il profumo si sente poco, però scrivono veramente bene. Vedi? No, devi sapere che poi lei ha una figlia che le ruba sempre le cose, no? Già, sì. Quindi prima le prova Carlotta
e poi riesco a provarle io. Però ne arrivano veramente tante comunque di penne. Wow! Sono là. E poi scrivono bene, sono glitterate, sono divertenti, molto. E mi sono divertita a fare sul quadernino, non so se ho colorato le pagine, ho provato un po' a provarle, ma sono veramente divertenti, veramente tanto anche divertenti. Un modo, magari uno ha pochi minuti, no? Però si siede un attimo, fa quei 10 minuti di pratica, intanto prova una penna e poi... Io qua ci ho messo i vari stili, quindi quello che abbiamo fatto finora, ed è divertente, perché alleni la mano, alleni la mente e comunque ti diverti. Ti diverti e ti rilassi, sì. Che qua deve essere un pochino più chiaro. Brava! Vedi. Brava Meli, brava! Qua hai scatenato il putiferio perché ti chiedono link, chiedono... Dopo ve li mando a voi e voi li mettete, li pubblicate, sì. Allora, ti confermo che io, a me, i commenti non si aggiornano più. No? Ah, vedi che c'è qualche problema con i messaggi, con la... Sì, qualcosa... Devono ancora, secondo me, sistemare un po' tutto. Comunque, niente, tra i commenti salutano Melissa. Esci il link. Anche Elena deve nascondere tutto il materiale ai figli, perché altrimenti glielo rubano. Beh, guarda, ho appena scoperto che Carlotta sulle pagine... Ma, e adesso forse ho capito, perché a 4 anni scrive in una maniera un po' strana. Perché se lei guarda le lettere nei vari stili calligrafici e cerca di copiarli, ho scoperto per quale motivo mi scrive in una maniera un po' strana. E mi viene anche un po' da ridere, però... Si impegna, la ragazza si sta impegnando. Ho visto dei bellissimi segni con la matita, per cui credo che si stia dedicando al foundational in questo momento. Fantastico. Quanti anni? 4. Sì, a modo suo. È precoce la ragazza. Giustamente vede me, tutte le penne. Gli ho fatto la sua scrivania, ma è più bella la mia. Diciamo. E compro i pennarelli, ma sono più belli i miei. È sempre così. Certo. Però, poi tu, Marta, l'hai vista usare per la prima volta l'iPad Pro, vero? Sì, è stata lei ad insegnare a te ad usarlo. Quindi... Sì. Bene, bene, bene. Stasera abbiamo fatto vedere un volto nuovo. Abbiamo fatto sì, vedere volevo farvi vedere anche questi piccoli inchiostri. Presi sempre su Amazon. Metterò, se volete, il link. Arrivano 10 colori diversi per 25 euro e sono da usare con la glass pen o da usare con la stilografica, belli. E hanno un sacco di colori, perché ce ne sono veramente tanti. Guardiamo se riesco a farveli un po' vedere, i verdini, perché qua la luce è un po' quello che è. Così, okay. È sparata nella telecamera, sì. Questo è un po' il verdino, ma ce ne sono di divertenti, c'è un bel giallo, ci sono gli arancio, ci sono i rosa, i viola, i verdoni, belli, sono divertenti anche questi. Bene, abbiamo di che divertirci, dai, diciamo che il materiale non ci manca. No, il materiale no, non manca mai. Esatto, assolutamente esatto. No. Adesso bene, abbiamo bene. Le lettere tutte dell'alfabeto. Quindi, diciamo che in settimana cerchiamo di scrivere un alfabeto intero o qualche parola, però almeno di farci un esemplare nostro, no? Esatto. E di andare a cercare qualche testo, come a Melissa, per esempio, che ha un manuale a casa, eh? Guardate, cercatevi. Io oggi ho cercato nella mia piccolissima biblioteca
e di informazioni sull'onciale comunque all'interno dei vari testi che io ho, ci sono, sia che siano dei libri di narrativa che raccontano la storia dell'evoluzione della scrittura, c'è sempre bene o male il capitolo sull'onciale che va anche a contestualizzare, ma anche nei nostri amati libri che abbiamo già visto e stravisto, ci sono anche qui tanti tanti riferimenti. Sì, quindi esatto. Cerchiamo di mettere insieme questo e la settimana prossima iniziamo a scrivere qualche parola insieme, così capiamo le spaziature, perché l'onciale non è proprio semplicissima con tutti sti tondi, perché mettere vicino due asse dritte è facile e farle tutte equidistanti. Con i cerchi, con le forme tonde, è un pochino più difficile, no? Sì, quindi, è vero. Dai, ci proviamo insieme. E vogliamo vedere i vostri tentativi, i vostri... Sì, condividiamo. Ma il proprio il primo tentativo che è più divertente, perché poi siamo bravi, impariamo, ma il primo non si scorda mai. Vabbè, però da qualche parte bisogna iniziare. Sì, non bisogna vergognarsi se all'inizio i risultati non sono come quelli sperati. È un'evoluzione anche la nostra, quindi si impara, si piano piano. Ditemi qualcuno che è nato imparato, come dicono qui a Roma. Nessuno, no? Quindi. Nessuno. L'importante è avere la voglia di imparare, la curiosità di approfondire. E la non vergogna di mostrare anche le cose che non vanno bene. Sì. Posso leggere? È un passaggio che ho usato per scrivere ed è molto bello. Mi piacerebbe, sempre sul libro di Zapf. Aspettate che me lo so come al solito. Giuro avevo messo il segno. Ma non gliela posso fare. Così. Allora, e parla del fatto che quelli che si definiscono calligrafi professionisti una volta sono stati degli amatori, no? E dice una cosa molto molto bella che vi voglio non lo ritrovo più. Vi voglio leggere con le sue parole perché sono molto belle, ma non lo sto ritrovando. E niente, ragazzi. Vabbè, rimandiamo. No, eccolo. Aspettate, l'ho trovato. Ok. Allora, sì. Momento serio. Sì. Momento serio. Non c'è posto per l'arroganza nell'arte calligrafica. Siamo tutti amici, i maestri e i calligrafi meno bravi che lavorano per accrescere la loro abilità. Chi vuole assumersi il ruolo di giudice? Punto di domanda. Gli appassionati vanno rispettati perché si dedicano alla calligrafia non per denaro ma per puro diletto. Preparare un piccolo lavoro calligrafico per rendere qualcuno felice significa fare calligrafia con passione. Nei nostri seminari non dobbiamo guardarli dall'alto in basso. Questo è Zapf che parla. Nessuno è nato maestro. Pensate ai vostri esordi di tanti anni fa. E se confrontiamo i nostri primi esercizi con i loro, comprendiamo meglio la nostra responsabilità di insegnanti. Forse avete iniziato senza nessuna guida o aiuto o maestro, ma non c'è posto per l'arroganza nell'arte calligrafica. Ah, bello, beh, no? Mi verrebbe da dire. Capito? Molto. Quindi, su questa... con queste parole belle, che anche il lavoro fatto per la maestra di scuola, la cugina... tuo fratello, tua cognata, un amico che compie gli anni, eccetera. Se voi lo fate con passione, state facendo calligrafia. Poi non sarà la cosa più bella del mondo.
Ma è fatto con passione, no? Ma assolutamente, io sono completamente d'accordo. Quindi gli inizi, anche se non vi porteranno chissà quanto lontano, sono importanti come qualsiasi altra cosa. Assolutamente sì, molto molto vero. E non vergogniamoci di quello che stiamo facendo, anche se vediamo gli altri ad un altro livello, ad un'altra fase del loro percorso, non vergogniamoci, non dobbiamo paragonare noi con gli altri. No, sì, quello è sempre sbagliato, esatto. E poi, come abbiamo fatto questa sera, io non mi ricordo una cosa, lo dico, allora tu lo sai, eccetera. Il bello è proprio aiutarsi e scambiarsi le informazioni e condividere. Sì, quindi non c'è nulla di male, non c'è nulla di male ad aiutarsi, anzi, la cosa più bella del mondo. Sì. La trovo cosa più bella del mondo. Bene. Bello, bello, mi è piaciuta questa chiusura di puntata. Bene. Molto, allora, molto emozionante. Ci saluti? Sì, assolutamente, tanto importante. È tanto importante. Ho conservato i miei bigliettini famosi, quelli che io lascio per il postino, per Amazon. Vedi? Giusto per così. Lasciate i pacchi sulla. No, e loro adesso, però, quando io sono a casa, che mi suonano e scendo a recuperare magari il mio pacco, mi dicono: brava, come scrivi bene? Ecco, allora lì dentro fai attenzione quando mi consegni la roba, perché ci sono tutti i miei strumenti da provare. Si ridono. Anche in posto oramai prendono in giro. Sei venuta a scrivere qualche lettera? No. Ma sì. Facciamoci conoscere per queste belle scrivere cose. Scrivere è bello, è divertente. Qualunque sia il nostro grado, va bene. Assolutamente. Va benissimo. Distende, calma, tranquillizza, non ti fa pensare un attimo. Visto con tutto lo schifo che c'è di fuori in questo momento, riuscire a ritagliarsi veramente anche un quarto d'ora è una vittoria. Dai, lasciamoci allora, ci salutiamo con un impegno per prossima settimana di fare un alfabeto intero e ricostruire le nostre lettere, verificarle se possiamo con un manuale che abbiamo portato di mano o ce lo recuperiamo su internet. Chi vuole magari fa, che sarebbe bello, inizia il quaderno dell'onciale, inizia a metterci dentro tutti i pensieri, la lettera, le osservazioni, i commenti, come faccio questo, come faccio quell'altro, eccetera, le varie risorse. Poi se lo condividete, ci fate vedere le cose fiche che fate. Siamo contenti. Abbiamo avuto, scusami Cecilia, ma sto leggendo, c'è un messaggio, non so se tu a tempo li hai letti, ma c'è non li vedo. Del dottor Vitolo. Ah, ok, hi. I just wanted to say hello. Enjoy. The internet is a wonderful platform for calligraphers. When I started decades ago, this kind of interaction was not available. I must return to work. Perché lui, okay, lo sapete che è direttore di un istituto di pratica dentistica, non so esattamente di che cosa si occupa lui, ma insomma... Sì, è passato per farci un saluto. Carino. Che dice che internet è una piattaforma meravigliosa per chi fa calligrafia. Condividere, sì. Permette di mettere in contatto persone che sono... Come anche in altri ambiti, però permette di veramente relazionare persone di tutto il mondo e ovviamente quando lui ha iniziato decine d'anni fa, lui non ha avuto la possibilità di interagire così su web. Però ecco, sicuramente uno strumento che oggi si può sfruttare perché ci permette di metterci in connessione, no? Poi adesso, Marta... Tra persone che hanno la stessa passione. Sì. Noi adesso parliamo in italiano, non nei nostri video. Però, quando noi salviamo i video per caricarli su YouTube, sul canale YouTube, mettiamo lingua del video italiano. E questo dà la possibilità anche alle persone non italiane di andare a vedersi
il video con i sottotitoli e di attivare la traduzione automatica come facciamo noi con i video in inglese. Quindi noi adesso cominciamo a mettere questa cosa in modo che chi ci vuole seguire anche da fuori ha la possibilità di vedere le traduzioni automatiche su YouTube. Uh-huh. E piano piano ingrandiamo un po' la rete, la portiamo un po' fuori i confini dell'Italia. Esatto, dai. Pian pianino, un passettino alla volta. Come tu. Bene, ragazze, okay, direi ci diamo la buonanotte. Ci diamo la buonanotte. Buonanotte. Grazie Melissa, buonanotte anche a te. Grazie, grazie a voi. Melissa, grazie. Per averci seguito anche stasera. Ci vediamo presto. Ciao a tutte, buonanotte. Notte. Ciao. Ciao.